stasera vedo un sacco di coppie, proprio di persone che sono insieme da tanto tempo e di persone che sono insieme da poco. Guarda, scusate, siete una coppia voi, signori, questi due qui davanti? Ridge e la cosa lì. Siete una coppia? O si ciula ma nessuno deve sapere niente, no? Tanto siete proprio inquadrati. Quindi esci, no, con l'amante, dove siete? A teatro, presi subito. Quanto tempo è che siete insieme, se non sono indiscreto? Volete chiamare il commercialista a casa o mi avete dato la risposta? Perché si guardano tra di loro, dico, 3 anni, quindi c'è ancora i primi, eh? I primi 3 anni c'è quella cosa, dai, c'è quando, basta un bacio, metti la testa nel frigorifero, dai, c'è questa cosa. Io mi ricordo, guarda, questi signori 3 anni, questi signori qua a fianco, con i segni, lei è Avatar, come c'ha 2 dita, chi è? Quanti signora? 32, c'era Giolitti, presidente del consiglio, si ricorda? Un applauso a questi signori, 32 anni. Buonasera, signora. Quanti sacrifici, è vero o no, signora? Avete mai pensato di lasciarvi? Ci sono state delle diatribe? Tutte e due, vi si guardano, cosa diciamo adesso? No, lui no, bravo, bugiardo. Lei, signora? Dicano anche lei per par condicio, va bene, no. Figli? Grandi ormai. Prego? Non si cazzi, siete nonni, va bene. Di dov'è, signora, lei? Lei di dov'è? Forlì, va bene, ok. 32 anni, però sono cambiate un po' le cose. I primi 3 anni è tutto meraviglioso. Io mi ricordo i primi tempi che andavo a prendere la mia compagna. Dicevo, amore, stasera vengo a prenderti, 8:30 scendi. Lei, beh, perché i primi tempi le donne hanno tutte la voce quella da Pantegana al nord. Ciao, ciao, sono una gattina. E anche noi maschi, come dei rincoglioniti. Ciao, sono Winnie the Pooh. Le cacchiate che si dicono i primi 4 mesi di fidanzamento, quando la chiami ogni 2 minuti. Amore, hai mangiato? Sì. E i biscottini? 2. Prova dopo 32 anni, tu stai lavorando e pronto, ma che cazzo vuoi? Cioè, signora, non voglio essere indiscreto nei confronti di suo marito. Dopo 32 anni, le ha già scorreggiato nel letto? O va in giro tutto gonfio per Forlì? No. Vedi la signora, quella dei 3 anni che batte le mani e dice, lui no. No, è una cosa purtroppo che fa parte di noi maschi, non voglio cadere nella volgarità, però i primi tempi che appena finito di fare l'amore con la donna insieme da poco, non puoi dirgli buonanotte Antonella, non sta bene. Noi maschi abbiamo dei metodi di camuffamento meravigliosi, se sei nel letto, punti il piede sullo stipite del letto, colpo di tosse, è questa. Passa che è una sorpresa. La più vigliacca è quella che mentre cammini senti e dici questa è andata, questa rimane attaccata alle pareti della stanza così, ti chiama, oh oh. Vedo lo scorreggione lì che ride, buonasera signora. Allora in primi tempi con la mia donna andavo a prendere, dicevo, amore 8:30 scendi, ti porto a mangiare in un bel ristorante, gli citofonavo, lei chi è? Testimone di Geova, ti ho detto che arrivavo alle 8:30, sono io, scendi. E mentre vai a prenderla, siccome c'è l'amore che è vivo, tu in macchina ti prepari il CD bello, quello che quando lei sale devi fargli sentire questa canzone, devi sentire la canzone più o meno che c'è quando sali in macchina, è più o meno questa. Un attimo che mi rincoglionito. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Tutti con le mani, chi non lo fa gli stanno rubando i mobili a casa. Tutti! Poi con l'anca devi far così, anche da seduto. Arriva, dura 3 ore sta canzone. Con le braccia! Tutti, guarda bra davanti, impegnati. Arriva, alza un po' Beppe. Well, it's time for us to believe in. So much, and I hurt so much inside. Tutti. And now through no eyes out of mine, what's the more we need and the secrets that's inside. Me and Mrs. Applauso con le urla, applauso con le urla.
Poi noi maschi, quando siamo in macchina da soli, oltre a guardarti lo specchio o il retrovisore per vedere se sei carino, cominci e non sai mai dove metterli. Io ho fatto un poggia testa così. Veramente. Mi fai di serie? No, devi fartelo tu. Lei sale in macchina e ti ho fatto tardi? No, ho fumato una stecca di Marlboro nel frattempo. Durante il tragitto la cosa che abbiamo sempre fatto tutti per fare capire l'importanza della storia, tu mentre guidi metti il braccio destro sul suo ginocchio e cambi con la sinistra. Che lei dopo un po' ti dice, ma amore, ma scusa, cambio io. Dai, cambia tu. Cos'è? La terza, stronza, è rimasta là, è la terza. Arriva il ristorante, momento dell'ordinazione. Amore, cosa prendi? Lei, guarda, guarda, ci sono i tagliolini con le aragostelle. Ho visto, 32 euro, ho visto che ci sono. Da bere, lei, se c'è un cadebosco dell'89, fino all'altro giorno bevi l'acqua delle pozzanghere, stasera paghi il conto, entra il cagacazzo quello con le rose che piange, da lontano. Io ho scoperto perché piange, perché ha le spine delle rose da 2 ore nelle mani. Poi c'è un personaggio nuovo che ho visto anche stasera che passa con una borsa a tracolla per i tavoli, ti mette dei pupazzi sul tavolo, ti guarda e ti fa prepetare pupazzo. Scusi, non ho capito. Prepetare pupazzo. Ti lascia un bigliettino, dici, poi no, sul bigliettino ci sarà scritto quello che voleva dire. Leggi il bigliettino, prepetare pupazzo, guarda, non si capisce. Paghi il conto, 80 euro, e lei ti dice, amore, andiamo un cinemino? Va bene. La donna ti lascia libertà di scelta per i primi 4 mesi. I film che piacciono ai maschi sono tutti film d'azione. Robocop, Schwarzenegger, Batman 1, 2, 3, Spider-Man. Film che ti condizionano, perché tu basta che esci dal cinema, se soltanto uno ti dice, che ora è? Vai via che ti ammazzo di botte, vai via, vai via. A distanza del 4° mese lei comincia, adesso basta, stasera voglio un film che rimanga, un film che abbia dei contenuti. Lezioni di piano, signora, è stata lei a vedere lezioni di piano? Sono stato io, meno male che avevo il posto libero a fianco, ho preso i coglioni, li ho appoggiati. E quando esci devi dire che è un bel film, se no prendi le botte. Finito il film dici, ho speso 80 euro a mangiare, 30 euro il cinema, non dico tanto, prima di andare a casa una seghetta almeno, dico una roba. L'amore in macchina, signora, è tanti, quanti anni è che... Anche adesso, proprio liberamente. L'amore in macchina era bellissimo, perché tu verso la una la portavi in una viettina buia e lei, no, cosa vuoi fare? Oh, ma sei cretino? No, non fa, no, oh, ma tu sei pazzo, ma con chi credi di avere a che fare? Con una mossa straordinaria riesci a tirare giù il sedile. Per noi maschi diventava una cosa scomodissima, perché sei tu che dalla posizione di guida devi andare dall'altra parte, quindi tiri giù il jeans, ti rimane il passante nella freccia, che continui, tieni. Chi c'è che tira di qua? Per stare comodo lasci un piede tra il freno e l'acceleratore dall'altra parte. Il cambio ti rimane sempre un po' nel tamarindo, devi stare attento. Per stare comodo metti una mano attaccata al vetro di qua. Di là non ci arrivi, chiedi l'ausilio alla cintura di sicurezza che la prendi in questo modo. Quindi comincia a far l'amore. Dopo 2 minuti lei comincia. Andiamo a parlarti. Un attimo, già i miei problemi, ho il braccio anestetizzato, di qua non ci arrivo, se proprio devi dirmelo adesso, sì, è importante. Dimmi, guarda che io non prendo niente, ma neanche un crodino, proprio niente, niente, niente. Messico è nuvole, la faccia triste della mente.